E, tornata l'intesa tra Javier Martinez e Shai La Gatta nella casa del Grande Fratello. Dopo dubbi, indecisioni e continui tira e molla, la ballerina partenopea si è gettata nuovamente tra le braccia dell'ex tentatore, ammettendo di aver riscoperto un interesse nei suoi confronti. Ieri sera, Shai La Gatta e Javier Martinez si sono ritagliati del tempo per la loro conoscenza. Il pallavolista argentino si è raccomandato con l'ex velina di non giocare con i suoi sentimenti, visto il tira e molla degli ultimi giorni. Se devi fare la ca asterisco asterisco ona, non lo fare con me. Ti avverto, non giocare con i sentimenti delle persone, ha dichiarato. La replica di lei è stata immediata, mai, non sono il tipo. I due geffini si sono avvicinati sempre di più al punto da sfiorarsi le labbra. Javier ha provato a dare un bacio a Shaila. Ti do un bacio a stampa e basta, le ha detto. Ma l'ex velina si è tirata indietro. No, sei fuori. Mi piace immaginarle queste cose. Quando lui gliel'ha ripetuto, lei ha aggiunto: non lo voglio questo bacio. La reazione di Lorenzo Spolverato. Lorenzo Spolverato, dopo aver assistito al nuovo riavvicinamento tra Shai La Gatta e Javier Martinez, si è sfogato con Jessica Morlacchi raccontando un retroscena sull'ultimo confronto avuto con l'ex velina. Mi è scesa come donna, totalmente. Oggi lei è stata chiara, mi ha detto, Friends, e io le ho detto, Friends, un ca asterisco asterisco o. Friends niente, non siamo amici. Ognuno per la sua strada. Che siamo amici? Ieri mi diceva, ricominciamo da capo, adesso, da oggi, non le credo più. Lei vuole amicizia, le ho detto che c'è interesse, mi piace, e non posso esserle amico. Per quieto vivere, ci salutiamo, ma non mi chiedere caffè, tisane, balli e abbracci. Ora non posso,